nella Chiesa c'è una ignoranza sull'omosessualità, sul transessualità, sull'intersessualità, che in realtà è nutrita da una paura e da un odio a quello sconosciuto. L'omosessualità nella Chiesa Cattolica è vista attraverso gli stereotipi, attraverso la ignoranza di tutto quel sviluppo della coscienza scientifica e esperienziale che ha vissuto l'umanità negli ultimi decenni, che praticamente non sono stati mai recepiti dalla Chiesa Cattolica. Mai la Chiesa non si è confrontata seriamente con ciò che ormai da vari decenni sappiamo sull'essere dell'omosessuale, della lesbica, delle persone transessuali o intersessuali o bisessuali. Cioè la Chiesa è rimasta in un momento di conoscenza dell'omosessualità che rispecchia gli anni 50 o 60 del secolo passato, e non vuole muoversi, è come paralizzata in una sorta di ossessione delle minoranze sessuali, di paranoia anti-omosessuale. Finché non inizia seriamente a riflettere sull'omosessualità in maniera scientifica e anche esperienziale. E questo che dicevo, cioè la Chiesa deve iniziare a conoscere le persone omosessuali, a conoscere lesbiche, a conoscere le nostre famiglie, a conoscere le nostre comunità, i nostri luoghi di raduno. E forse in questa maniera comincerà a rendersi conto di equivoco della bugia in cui vive sul tema dell'omosessualità. Manco a Hollywood, gli piace. È un rosso avanti. Valentino, mi suggeriscono. Avanti, avanti. Bene, l'altro sta in Spagna, questo signore sta qui a Roma, lo avete voi e lo tenete bene. Grazie. Ultimamente aveva le sue lezioni che spiegava bene cosa pensa la Chiesa sugli omosessuali. Diceva che persone transessuali e omosessuali sono semplicemente un zampino di demonio nel mondo contemporaneo, sono diabolici. Che carino. Lei si è mai pentito della sua scelta di fare coming out? Che pentirsi? Mi pento solamente che non l'ho fatto prima. Mi pento semmai del tempo perduto nell'armadio. Il coming out è il momento più bello della tua vita. È il momento di una vera liberazione in cui veramente ricominci la tua vita. Cioè, uscire dall'armadio è una necessità per poter essere felici, esattamente al contrario di ciò che dice la Chiesa. La Chiesa, e non so da dove lo sa, dice che tutti gay, la maggior parte dei gay, sono persone che soffrono per la propria omosessualità. Questa è una vera bugia, anche manipolazione. I gay cominciano a essere veramente felici quando salgono dell'armadio, dopo coming out, quando cominciano a essere trasparenti, quando possono finalmente in trasparenza amare gli altri, essere se stessi. E questo auguro a tutti quelli che sono ancora nell'armadio, che si sbrighino, che non perdano più tempo. Adesso sei laureato. No. Anche da noi, la laurea ad onore. Quello che ti ha tolto il Vaticano te lo ridà il Gay Village College con la laurea ad honorem all'ex Monsignor Charles.